In questo bilancio lacrime e sangue, come è stato definito, la cosa che ha colpito di più è l'aumento delle rette per la refezione scolastica. Era proprio necessario? Bella domanda. Dovrei rispondere con il cuore o con la mente, non lo so. Da assessore basterebbe. Da assessore, quindi con responsabilità amministrative. E facciamo delle considerazioni. Il pasto costava 3,60 euro, uno dei più bassi d'Italia. Abbiamo rifatto l'appalto, ovviamente con prezzi diversi, c'è stato un aumento diciamo contenuto del prezzo e noi abbiamo adeguato questo aumento. Quindi tutto sommato credo che sia un aumento sopportabile. Considerate questo, che in base poi a quello che andranno a spendere le famiglie teramane al mese, parliamo di un aumento che va dai 10, 12, massimo 14 euro mensili. A proposito dei pasti nelle scuole, in questi giorni c'è stata una polemica a Teramo su alcuni bambini che sarebbero stati lasciati così, senza colazione. È successo questo? Questa è una notizia falsa. Mai nessun bambino è stato lasciato senza mangiare nelle nostre scuole. Ripeto, mai. Questo è sciacallaggio mediatico. Non tollero che si dica una cosa del genere, soprattutto quando parliamo di bambini. Si è parlato del problema della colazione, che naturalmente è stata nel nuovo appalto è stata ritoccata, quindi è stata praticamente eliminata. Stiamo lavorando adesso con i nostri dirigenti, con il nostro funzionario per rimettere la colazione. Tutti i bambini hanno mangiato, non è vero, non è affatto vero, e questo insomma un po' mi dispiace, perché si stanno un po' alzando troppi toni che non merita, quello è un servizio che non merita, perché è una delle eccellenze del nostro comune.